Che sopra i 9.200 dollari di Bitcoin ci fosse poco spazio di manovra, lo avevo detto in qualche video qualche settimana fa, così come vi avevo un po' già accennato al fatto che mi aspettavo che questi mesi sarebbero stati più per traders, ragazzi, e meno per holders, perché il mercato si sarebbe fatto un po' più complicato. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video di aggiornamento di quello che è la situazione dei mercati finanziari delle criptovalute complessive. In particolar modo, guardiamo al re di Bitcoin per quello che sta creando, diciamo, sul mercato con questa fase di leggera correzione dal suo bull, trend. Quando le situazioni si complicano, ragazzi, bisogna fare una cosa fondamentale. Andare a snellire, snellire, snellire. Voi sapete che io sono stato riconosciuto da quando faccio i video YouTube sul canale come il trader del minimalismo, il minimalismo nel trading, ragazzi. Un giorno scriverò anche un libro su questa cosa perché effettivamente ho snellito, ho semplificato questa materia in maniera estremamente importante. Lo sanno tutti i corsisti, quelli che hanno frequentato i miei corsi, dove praticamente parlo di questa idea di snellire, snellire i concetti del trading e renderli più comprensibili a tutti e semplificare il più possibile. Ma nella semplificazione bisogna anche fare attenzione, ragazzi, a non perdersi le informazioni giuste. Questo è il nostro obiettivo. Il nostro gioco è quello di stare su questo filo leggero del rasoio, cioè prendere solo le informazioni giuste e buttare via tutte quelle che non servono. Bitcoin nella scorsa settimana ha fatto le montagne russe e in queste montagne russe dobbiamo chiederci, la vera domanda è questa: quali di queste informazioni che ci ha dato, e cioè ragazzi, le oscillazioni di prezzo sono le informazioni dei traders, le oscillazioni del mercato, dove va il prezzo? Quali però di queste informazioni sono quelle da prendere in considerazione, valide per la previsione, chiamiamola così, per l'idea generale di quello che è il futuro di questa moneta, della cripto e il futuro di Bitcoin? Quali di quelle informazioni dobbiamo tenerci dentro, ragazzi, nella pancia e quali invece facciamo finta che non sono avvenute? Perché questo, nella scorsa settimana il mercato si è complicato per via dei soliti problemi legati ai mercati delle cripto, cioè l'ampia volatilità, l'aspetto emotivo che è confluito nei mercati e che ha sostanzialmente modificato la settimana, modificato il trend della settimana, ragazzi, e badate bene, vedremo alla fine di questo video dove lo ha modificato secondo me chiaramente e resterete assolutamente sorpresi da quello che vi dirò. Adesso ci spostiamo sui grafici perché voglio parlarvi di Bitcoin e di questa idea della semplificazione delle informazioni, quale ci teniamo dalla scorsa settimana. Ok, ma prima di passare al grafico, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciatemi un bel pollicione in su se vi piacciono questi video e soprattutto condivideteli dove li ritenete opportuno, ma nei commenti sono assolutamente necessarie le vostre opinioni perché ci confrontiamo, si ci confronta anche fra tutti noi e soprattutto quando si fanno analisi, ragazzi, il confronto è la chiave vincente. Bene, eccoci davanti al grafico di Bitcoin, il nostro solito grafico, quello che stiamo analizzando dall'inizio di questa bull run. La prima informazione, l'RSI di Bitcoin è uscito dalla fase di iper comprato e si sta dirigendo verso una fase intermedia laterale. Fin tanto che l'RSI ci rimane, ragazzi, ci rimane al di sopra sostanzialmente di un suo punto intermedio che potremmo indicare intorno ai 50, fino a quando rimane all'interno di questa fascia, significa che il mercato ha perso forza, sì, ma non tantissima, e quindi in realtà è una correzione, nient'altro di più. Cosa ben diversa se l'RSI va a finire qua dentro, ragazzi, perché se va a finire qua dentro, allora la correzione diventa assolutamente più rilevante e allora dovremmo stare attenti anche per le eventuali posizioni long, da prendere in considerazione anche la chiusura e il flat di tutte le posizioni ed eventualmente anche qualche short se
diciamo avviene. La resistenza a 11.700 dollari per quanto riguarda Bitcoin come fondamentale ed è quello che è stato in questi giorni, solo che ci ha spostato il concetto di quello che noi intendiamo come resistenza, perché dalla resistenza classica, ragazzi, il mercato ci arriva, sbatte e torna indietro, quindi la resistenza proprio come il massimo lo ha fatto a 13.000 e qualcosa. Però in realtà, ragazzi, il vero nodo dei prezzi sta intorno agli 11.700 dollari. Ed è qui che mi collego a quello che vi ho detto all'inizio. L'estensione di questa giornata, ragazzi, del 26 giugno, che ci parte dagli 11.700 e se ne va a confluire ai 13.700, cioè ci fa questo quasi 20%, 16-17% di up più o meno, ragazzi. Allora, dove lo porta? Porta il mercato in una piccolissima giornata di bolla speculativa, completamente inutile, assolutamente negativa da un punto di vista di oscillazione. Il mercato la rigetta il giorno dopo con una super candela incredibile, anche qui meno 13, questa era, ragazzi, scusate, era più 10 più o meno, questa meno 13. La rigetta completamente, rimette i prezzi dove in teoria, ragazzi, dovevano stare, cioè all'interno della fascia sotto gli 11.700 o oscillando intorno agli 11.700, perché 11.700, ragazzi, è diventato un fulcro, quindi resistenza sì, poi passa a diventare una specie di supporto e a un certo punto il mercato lo trasforma nel nuovo prezzo di equilibrio. Quindi io qui cambio la dicitura e scrivo equilibrio, ragazzi, perché è effettivamente quello che il mercato ha fatto, cioè ha indicato come 11,7 una fascia di oscillazione di prezzo che è il nuovo standard, il nuovo prezzo di equilibrio di Bitcoin, cioè quello che sta vivendo in questo momento come fascia di oscillazione. Fascia di oscillazione. Quindi questa giornata, ragazzi, e di conseguenza anche quella del 27, quindi 26,27, effettivamente sono frutto di questa famosa volatilità di Bitcoin, cioè da un punto di vista di informazione vera dei prezzi non ci danno niente, sono l'una all'opposto dell'altra, quindi in sostanza cancelliamole completamente. Questa è l'idea di fondo, perché ovviamente non le cancelliamo, considereremo sempre i valori del massimo che è stato fatto e del minimo di quella candela, chiaramente li consideriamo, ragazzi, ma da un punto di vista di trend, nella gestione dell'analisi del trend, queste due candele sono praticamente inutili. In sostanza, ragazzi, il trend è rimasto stabile dalla giornata del 25 di giugno. Cioè, cosa ha fatto? Ha fatto questo, che poi era quello che effettivamente doveva fare. Cioè, ragazzi, ok? Una barra di congestione, però è stata estesa dai soliti movimenti eccessivamente bruschi di Bitcoin. Il mercato deve fare un percorso che non è e non deve essere eccessivo, altrimenti ce ne torniamo indietro con il discorso, insomma, della bolla speculativa del 2017 e non fa bene a nessuno. Questo concetto, diciamo, di estensione e, come vi ho detto, di semplificazione, scusate, del mercato è giusto anche in base all'analisi ciclica, perché l'analisi ciclica in questione ci indicava, e ce lo indicava, ragazzi, assolutamente, ci indicava dei livelli, delle fasce temporali di negatività esattamente da più o meno la giornata del 26. Infatti il 27 è iniziato questa fase, è iniziata questa fase che è una close ciclica, ragazzi, una close ciclica come quelle che abbiamo visto qui e quelle che abbiamo visto anche precedentemente, solo che l'ha fatta in maniera esagerata. Perché? Perché effettivamente partiva da un punto più alto. Quindi dov'è il vero problema di queste giornate? Il ribasso del 27? No. No, il vero problema di queste giornate è il rialzo del 26. E lo so che sembra strano dire questa cosa, come vi ho detto prima, però è vero, il problema non è il ribasso del 27, il problema è il rialzo del 26, assolutamente senza senso, assolutamente eccessivo, e poi provoca una reazione avversa, come sempre avviene nei principi riflessivi. Tra le altre cose,
Questo massimo, ragazzi, coincide perfettamente con i 61,8 di Fibonacci sul settimanale, ma è proprio questo che io vi sto dicendo, è un'estensione emotiva, è un'estensione emotiva, cioè una reazione non salutare a un trend di natura tecnica, ma è un'estensione emotiva, infatti impatta sul livello emotivo come quelli di Fibonacci che sono livelli riflessivi e se ne ritorna giù perché in realtà, ragazzi, il trend doveva stare qua dentro, ok? Entro il 9 luglio, più o meno 6-7 luglio, insomma, la prima decade di luglio ci deve essere questa close mensile, ragazzi. Se Bitcoin la rispetterà, abbiamo ancora del tempo per stare in una fase negativa. Abbiamo però da tenere da un punto di vista ciclico dei livelli sott'occhio e il primo livello è 10.388. 10.388, cioè il minimo del 27, a questo punto diventa un minimo ciclico. Un minimo ciclico che cosa fa? Ci dirà se questo ciclo iniziato qui, questo qui, sarà ribassista o rialzista. Tecnicamente, per quello che sta assumendo, diciamo, come movimento, il mercato dovrebbe essere ribassista. Cosa significa? Significa che questo ciclo di 9 giorni che andrà a chiudere il ciclo mensile in questione, ragazzi, non dovrebbe fare nuovi massimi, quindi non dovrebbe andare a salire sopra i 12.400, ma anzi dovrebbe scendere al di sotto dei 10.388, quindi probabilmente questa è una metà e poi dovrebbe andare a fare questo, a impattare magari sui 10.000 dollari. L'analisi ciclica ci porta la close mensile, come sempre, intorno alla decade di luglio. Siamo già all'1 luglio, direi che ancora è prematuro, ma tra 3-4 giorni potremmo effettivamente già iniziare a pensare a dove chiude questo ciclo. Attenzione a chiudere le posizioni di lungo periodo, ragazzi, troppo velocemente. Attenzione, perché in realtà, da un punto di vista di cambio trend, il mercato non ha fatto nulla, neanche nel breve periodo, perché abbiamo dei massimi decrescenti, è vero, ma questo è un massimo ciclico di un piccolissimo ciclo di 9 giorni, quindi un pezzettino ternario, ma abbiamo minimi ancora non rotti, quindi questo minimo del 10 a 10.380 non è stato neanche rotto, quindi in realtà ancora il mercato non ha neanche una piccola struttura ribassista nel brevissimo, ragazzi, nonostante questa candela di meno 13, ma non c'è la struttura ribassista da un punto di vista statistico. Potrebbe configurarsi come close ciclica, quindi se mi va a rompere il minimo a 10.300 e lo fa, ragazzi, entro il 5-6 luglio, cioè proprio nel pieno della close ciclica del mensile, attenzione perché potrebbe essere un fake breakout. Questo è il discorso, cioè potrebbe rompere il minimo, chiudere il ciclo e ripartire con un nuovo ciclo mensile. Questo arrivo qui intorno ai 10.000, ma con estensione possibile anche all'interno di questa fascia, perché vi avevo anche detto in un video precedente che la vera fascia di oscillazione sta tra i 9.200 e gli 11.700, quindi un'estensione di questo ribasso dai 10.000 anche giù ai 9.500 è naturale. Ben diverso, ragazzi, invece è un allungo sotto i 9.200. Perché questo? Perché purtroppo c'è un problema di fondo. Fino a 9.200 dollari il mercato può arrivare e non cambia il trend di lungo periodo, ma se comunque prova a scenderci sotto a livello di volatilità nella close ciclica, a quel punto ci pone un problema serio. Da un punto di vista di gestione del trading, cosa facciamo? Perché il problema è, ok, fa la close ciclica, il trend non l'ha invertito, ma noi non sappiamo se questo mercato poi però a un certo punto cambia effettivamente trend e va giù pesante. Dobbiamo mettere lo stop. Quindi, ragazzi, se il mercato ci arriva a quei livelli, ci butta fuori e non c'è soluzione, ci butta fuori e poi dovremmo rientrare con la tecnica classica di ingresso sul breakout, magari della trend line. Chi ha fatto i miei corsi lo sa, l'ho spiegata a tutti. Questa tecnica di una semplicità incredibile, funziona benissimo sui mercati. Però dovremmo in quel caso rientrare in posizione long se il mercato riparte con un nuovo ciclo. Ma siamo costretti a chiudere l'operazione perché dobbiamo proteggerci. Quindi non perché magari da un punto di vista tecnico il mercato abbia effettivamente cambiato trend, ma perché semplicemente a quel punto è necessario proteggere la nostra posizione al di là anche di un discorso di analisi tecnica. Purtroppo il trading è anche questo, e come vi avevo già detto,
in questa fase dovete essere trader e meno holder. È un po' più difficile per gli holder. La cosa migliore sarebbe una cross ciclica in barra di congestione intorno a questi valori. Sarebbe assolutamente il miglior scenario possibile. Ma lo vedremo nei prossimi video, ragazzi, perché intanto domani esce un video special su BNB ed Ethereum, perché oggi non siamo riusciti ad analizzare, quindi adesso faccio anche un video su BNB ed Ethereum, perché BNB è anticipatore del mercato ed è importantissimo guardarlo, quindi domani, ragazzi, occhi al video che escirà. E poi nel video classico delle prossime giornate faremo anche due cose: guarderemo lo scenario possibile migliore nella ripartenza ciclica post luglio, quindi post la chiusura ciclica di luglio, e poi purtroppo, ragazzi, lo scenario di lungo assolutamente negativo che nessuno di noi vorrebbe vedere. Cosa succede se nel lungo periodo Bitcoin sta facendo un pattern ABC di correzione che porterà ad un minimo inferiore a quello di dicembre? Possibile? Sì. Plausibile? Un po' meno, per una serie di motivi anche di natura fondamentale, ma lo faremo in tutti questi video di questa settimana. Iscrivetevi al canale, quindi, se ancora non l'avete fatto, e noi ci rivediamo già domani col video di BNB ed Ethereum. Ciao a tutti e buon inizio settimana.